Intendiamoci, in realtà Canon ha vinto con questi due prodotti, ma ha vinto in ritardo. Nel senso che uno si aspettava quando ha annunciato l'R3 che era un po' strano quel 3. Tutte le ammiraglie di Canon non doveva avere l'1 e tutti si aspettavano che questa fantomatica R1 sarebbe uscita nel 2024 per le Olimpiadi. Ma se andiamo sul sito Olimpiadi vediamo che inizia tra 9 giorni. È vicinissima! E invece questa R1 sì, viene annunciata oggi in questa edizione delle Bocci News del 17 luglio 2024, ma sarà in vendita effettivamente a partire da novembre 2024. Sì, esistono vari esemplari già affidati agli ambassador, alcune agenzie che collaborano stretto contatto con Canon le hanno già in mano, ma la vendita partirà a novembre e quindi si sono persi, tra virgolette, gli europei, si perderanno anche le Olimpiadi, così come tante altre situazioni sportive di importanza mondiale in cui sia l'R1 ma anche la nuova R5 Mark II che sarà disponibile il 20 agosto arrivano un po' tardi. Hanno perso però solo questo, perché in realtà sono due bombe pazzesche che adesso andiamo a vedere insieme. Iniziamo giustamente dall'ammiraglia, l'R1, alla fine tranquilli parleremo di prezzi, anche l'R1 l'hanno comunicata in maniera più stringata, più riassuntiva, mentre l'R5, vedremo tra poco, iper dettagliata. Ma comunque, innanzitutto, cosa c'è dentro questa nuova ammiraglia? Il sensore è un full frame, ovviamente, stratificato e retroilluminato da 24 megapixel di tipo CMOS. Come sempre, nelle macchine sportive la risoluzione è un po' più bassa con le virgolette, comunque 24 megapixel non sono assolutamente pochi. Ah, l'otturatore elettronico, ma attenzione, non solo l'otturatore elettronico, non è Global Shutter, ne parliamo poi più avanti, e permette comunque con l'otturatore elettronico di avere un sync speed fino a un 320 secondo e permette di fare raffiche a piena risoluzione fino a 40 fotogrammi per secondo e fino a 230 scatti consecutivi, un botto. Permette di andare a fare il prescatto, ovvero mezzo secondo prima che premiamo fondo il tasto di scatto, lui sta già registrando la raffica, quindi permette, cosa fondamentale nella fotografia sportiva, di cogliere l'attimo. Ha come riprese, potenzialità nelle riprese video, 6K fino a 60 fotogrammi, 4K fino a 120 fotogrammi con l'audio e il 2K, il Full HD, fino a 240 fotogrammi per secondo. Ha poi questa possibilità effettivamente fantastica per chi deve gestire più situazioni. Abbiamo una persona che magari deve fare sia foto che video, che fa alterna due macchine? No, con l'R1 permette di riprendere contemporaneamente riprese fotografiche e riprese video senza interruzioni o pause. In pratica possiamo riprendere delle raffiche un po' più basse con risoluzione 17 megapixel con una cadenza di 8,3 fotogrammi per secondo e contemporaneamente nell'altra scheda registrare un Full HD. In tante situazioni professionali ti permette effettivamente di salvarti le chiappe. Tutto questo grazie al fatto che non c'è un unico processore, che comunque è il DigiKix, ma questo DigiKix è affiancato a un Digic Accelerator, se l'ho pronunciato bene, che praticamente lo aiuta, lo sostiene in modo da poter far lavorare tutto con queste prestazioni incredibili. L'autofocus, fondamentale in questa fotografia sportiva, copre tutto il fotogramma e rileva ovviamente sia con una lettura orizzontale che verticale. Questo permette di conoscere ancora meglio il soggetto, tanto che possiamo salvare 10 soggetti e dare priorità a questi 10 soggetti. Poi non manca l'autofocus guidato dal nostro occhio, quindi se nell'inquadratura c'è più di un soggetto, noi fissando quello che vogliamo mettere a fuoco, l'autofocus sarà puntato su di lui. Qui fa un esempio con 3 motociclisti che stanno entrando su una curva. Abbiamo un mirino che ha un ingrandimento notevole, non l'hanno specificato, dovrebbe essere uno 0.91x, una risoluzione di quasi 10 megapixel e il più luminoso che sia mai stato messo su una Canon EOS. E questa è anche una ragione perché in questo spazio deve trovare luogo per lavorare sia i LED infrarossi che vanno a illuminare il nostro occhio e il sensore che permette di far funzionare l'eye control, quindi il controllo dell'autofocus guidato dal nostro occhio.
L'interfaccia è molto simile a quella dell'R3, c'è una novità. Il tasto F non è solo un tasto F, in realtà è anche un'area touch, quindi può essere sia premuta sia appunto sfiorata facendo varie funzioni. Ovviamente tranquilli rimane il joystick per chi ama mettere a fuoco o spostare il punto di messa a fuoco nella maniera classica, tradizionale. E rimane, questo detto all'inizio, l'otturatore meccanico, quindi non è una global shutter, che hanno voluto dare priorità alla qualità immagine, che abbiamo visto anche nella mia prova che ho fatto con Sony, che il global shutter ha un suo costo, ovviamente ne va a pagare con la qualità immagine. Qui comunque c'è l'otturatore meccanico e l'otturatore elettronico, sarà poi il fotografo a scegliere quale preferire in base a quelle che sono le sue esigenze. E per quello che riguarda R1 è tutto qui. Ma in realtà la R5 Mark II è davvero una subammiraglia. Alla fine faccio vedere uno specchietto riassuntivo. Molte caratteristiche top dell'R1 la troviamo anche nell'R5. Non è un caso che le hanno annunciate insieme. Innanzitutto, qui abbiamo un sensore sempre retroilluminato, sempre stratificato, sempre CMOS, con risoluzione più elevata, siamo a 45 megapixel. Anche qui, come su R1, troviamo il doppio processore, quindi sia il DigiKix sia il DigiAccelerator. Abbiamo anche qui la messa a fuoco che può essere guidata dal nostro occhio, sempre il dual pixel di base. Abbiamo gli ISO normali, non quelli estesi che si spingono fino a 51.200 ISO, e abbiamo una raffica da 30 fotogrammi al secondo con l'otturatore elettronico e con il pre-shooting, quindi la ripresa che è ancora prima che noi mandiamo a fondo il tasto di scatto. Abbiamo stabilizzazione a livello di sensore, che abbiamo anche nell'R1, non hanno specificato, ma è la stessa, di 8,5 stop al centro e 7,5 nell'area invece periferiche. Abbiamo qui l'8K60P RAW registrato internamente insieme ai proxy in 2K e anche la pre-registrazione, quindi abbiamo la pre-registrazione sia per foto, sia per video, sia sull'R1 giustamente. E abbiamo qui molte funzioni che abbiamo già visto appunto sull'R1, quindi viene ridotto il rolly shutter, che comunque l'otturatore abbiamo detto è meccanico elettronico, ma non è un global shutter. Priorità all'azione, la possibilità di avere anche qui il dual shooting, cioè riprendere insieme immagini e video. Ma andiamo avanti per far vedere effettivamente che in questa slide Canon spiega quante cose vengono viste e processate dai due processori, bella allitterazione, tipo informazioni su quelli che sono i volti registrati, informazioni su dove si trova la palla, informazioni magari su quella azione si sta svolgendo, tutto questo viene calcolato e ottimizzato. In particolare c'è una funzione Action Priority che dà priorità all'azione, perché riconosce praticamente quelli che sono i punti nodali di quello che è il soggetto e cosa sta facendo, perché possiamo specificare alla macchina, sì, i soliti dai priorità al volto, al corpo, agli uccelli, alle macchine, ma in ambito sportivo alcuni sport come il calcio, il basket e la pallavolo sono specifici e la macchina ragiona per riconoscere al meglio qual è l'azione di questi specifici sport. Possiamo appunto registrare fino a 10 volti e dare priorità a questi volti, se stiamo facendo non un evento sportivo, ma l'evento sportivo di nostro figlio, con una macchina del genere, wow, potremmo dire no, dai priorità a lui, qualunque sia l'azione che si sta svolgendo. Anche lui ha un menino comunque nettamente più luminoso e contrastato rispetto alla serie precedenti, il doppio addirittura più brillante. Abbiamo possibilità appunto di riprendere 30 scatti a 14 bit in RAW senza nessun oscuramento del mirino. Lo stesso in R1, uno ci si aspetta una macchina sportiva che l'oscuramento è il dramma, qui assolutamente non c'è. Abbiamo possibilità appunto di fare il dual shooting, cioè di riprendere insieme immagini e filmati. Abbiamo meno distruzioni rispetto alle serie precedenti, guardate qui la pallina da tennis che nella vecchia R5 è più deformata, parliamo sempre di otturatore elettronico. Abbiamo possibilità di fare internamente un'elaborazione del RAW utilizzando le reti neurali per andare a ridurre quello che è il rumore, e guardate la differenza tra sinistra e destra, già da questa slide è notevole. Sempre internamente possiamo andare a fare un'interpolazione dell'immagine aumentando la risoluzione fino a 4 volte, e questo è molto interessante, che tipo stiamo facendo fotografia sportiva,
L'azione è una piccola parte del nostro fotogramma, noi la ritagliamo, facciamo questo upscaling e li inviamo all'azienda. Parentesi doverosa, specialmente per R1, parliamo di macchine con cui ci si lavora. Quindi c'è la presa LAN? Ma certo che c'è. C'è il wifi? Ma certo che c'è. C'è la possibilità di, mentre stiamo facendo le nostre foto, le nostre riprese, tutto il materiale viene subito mandato alla redazione per la pubblicazione. Abbiamo già detto, la stabilizzazione a livello di sensore fino a 8,5 stop. Abbiamo la ripresa in 8K, in questo l'R5 Mark II è superiore rispetto all'R1, con tante accortezze, 8K 60p RAW registrati internamente. Abbiamo possibilità di mettere a schermo informazioni come il waveform monitor, i falsi colori, la zebra. Abbiamo possibilità di caricare delle LUT esterne tramite scheda, quindi avere dei profili colori personalizzati come vogliamo. Il Canon Log 2 ci permette di raggiungere la ragguardevole gamma dinamica di 16 più stop. Abbiamo poi cose anche utili come la tally lamp, la lucettina rossa che ci fa capire sia all'operatore sia a chi sta davanti all'R5 quando stiamo registrando. Cosa fondamentale, nell'R1 l'impugnatura è integrata, non rimovibile, e ha dei forellini. Nell'R5 l'impugnatura si acquista a parte, è un accessorio, ma anche lì ci sono i forellini. Per entrambi quei forellini sono una ventola di dissipazione attiva che permette nell'R5 di arrivare a registrare un 8K 30p in MP4 fino a 75 minuti con la ventola a velocità bassa, fino a 2 ore e più con la ventola messa alla massima velocità, quindi un range di utilizzo professionale davvero totale. Abbiamo il 4K che in DC arriva fino a 120 fotogrammi per secondo, abbiamo la possibilità di utilizzare le due slot schede memoria CF Express ed SD andando a mettere i proxy direttamente sull'SD, abbiamo la possibilità di creare internamente dei video HDR, quindi da pubblicare quando abbiamo l'urgenza appunto di consegnare dei file con una ampia gamma dinamica. Ovviamente il corpo è protetto, tropicalizzato sia da polvere che da umidità, e giustamente la struttura interna è bella solida, realizzato in magnesio. E so ragazzi che arrivate fin qui a mare avrete un po' di confusione, quindi lo pongo questo schema riassuntivo che fa vedere le caratteristiche di R1 e R5 Mark II affiancate, così capite che sono due macchine uscite insieme non a caso. Ma voi direte, Gianluca, ma a quale prezzo? Allora, innanzitutto, l'R1 sarà in vendita da novembre, diciamo, a un prezzo di 7.749 e ragazzi, il prezzo davvero è giusto. Perché? Innanzitutto parliamo di una Miraglia, ma quando è uscita la vecchia praticamente 1DX Mark III, l'ultima analogica, a febbraio 2020, costava soltanto 100 euro in meno. Quindi 4 anni di evoluzione, quindi il mirrorless, l'intelligenza artificiale, chi ne più ne metta, messe in questo corpo di macchina, hanno alzato l'asticella della Miraglia, sempre prezzo di lancio, poi magari si troveranno sconti e offerte, soltanto di 100 euro. Mentre, ai noi, l'R5, ma ai noi è inevitabile, avendo ereditato così tanta tecnologia dalla R1, l'R5 Mark II costerà 4.929 euro, facciamo 5.000 euro, signora non se ne parla più, disponibile praticamente a un mese ad oggi, dal 20 agosto 2024. Secondo me, ragazzi, sono due vere bombe. Finalmente, insomma, in casa Canon c'è l'offerta top di gamma da urlo, però intendiamoci, ragazzi, chi finora utilizzava l'R3 comunque si trova con una signora macchina, e il passaggio necessario, insomma, se davvero il nostro scopo principale è lavorare in situazioni in cui la massima affidabilità, le massime prestazioni, la massima velocità con cui vengono svolte tutte le funzioni, dalla ripresa all'invio praticamente delle file appena ripresi, è fondamentale. Ovviamente questo, ragazzi, è soltanto un commento di quello che è stato l'annuncio. Avrei voluto provarla, però io ho questo vizio, lo sapete, di dire sempre quello che penso. Non tutte le aziende lo amano, però spero che se voi lo amate, un bel mi piace, una bella iscrizione, un bel campanellino, me la regalate. Ciao a tutti ragazzi e al prossimo video.